non so, che infatti, deve, si è commesso un reato, deve pagare. Allora, grande ritorno qui alla Zanzara di una persona che ha fatto molto scalpore, caro Davide, soprattutto per la sua, per la sua fisicità, per le sue caratteristiche fisiche. Chi è collegato con YouTube la può guardare. Ha delle tette veramente pazzesche, delle cose enormi. Quanto pesano queste tette, Barbara? Parecchio, 2 chili a tetta. 2 chili, te le hai pesate stavolta? 2 chili a tetta. In teoria avrebbe dovuto pesare il chirurgo, perché sono 2000 cc a tetta. 2000 a tetta, 2000, non so se l'abbiamo già detto l'altra volta, 2 chili a tetta. Sì, sono delle robe incredibili. Che sarà la sesta? Che cos'è? Ottava. Ben oltre. Ottava. Sì. Come cazzo hai fatto a farle diventare così? Con la chirurgia estetica e basta, e con delle sostanze adesso? Allora, così queste protesi si pompano con delle valvole. In pratica si infila la soluzione salina a seconda di quanto grosse si vogliono. E poi si devono mantenere, si possono aumentare, no? Si possono aumentare. Potrei farle diventare 4000, perché sono protesi che nascono da 800 cc riempibili fino a 4000. Cioè, tu potresti fare diventare 4000. Io le avrei volute più grosse, ma avendo i tessuti molto sottili, perché ho poco grosso corpo, avrebbe potuto lacerarsi il tessuto. Allora abbiamo detto, vabbè, ecco, ma tu hai questa fissazione di diventare una specie di supereroe. Un fumetto, certo. Un fumetto, un supereroe. Sì, bellissimo. Cioè, di trasformarti fisicamente per diventare questa roba. Io non l'ho capito, io non l'ho capito. Ognuno, allora, premesso che ho grande rispetto. Sì. Per la signorina Barbara, ognuno che accogliamo con un applauso. Riassumiamo sul proprio corpo. La signora Barbara Carità è bodybuilder, personal trainer, mental coach, fa anche la mistress, che è una cosa che forse ci interessa di più. Scusami, direi. Non lo so perché ci interessa di più quando che tu ci descrivi le cose divertenti. Le cose divertenti, per carità, personal trainer, allevi le persone a diventare non come te, ma insomma a rinforzarsi. Per mettersi in forma. Ecco, il tuo corpo di quante sostanze, e parliamo di sostanze genericamente, ha bisogno per mantenersi così? Un po', diciamo che i pacchetti di medicine accanto medicine no, però è un impegno mantenere, anche perché ho 52 anni 51 scusa, mi sono dato un anno in più. 51 anni, 51 e a 50 anni non è facile mantenere una certa fisicità, anche se sono un atleta da quando ero piccolina, per cui ho sempre lavorato sul mio corpo. Ormai guadagni più da fare la mistress e a fare la bodybuilder, diciamo. Sì, sì. La mistress. Potrei fare solo quello. Potresti fare solo quello. Poi guarda, io devo ringraziarti. La Zanzara, perché sono arrivati un sacco di clienti. Madonna. Ma ecco, Parenzo, questo è molto interessante. Io l'ho chiamata soprattutto per questo. È molto grave. Cioè, è tu molto grave, dicendo, perché è un procacciatore è un magnaccia Crociani, praticamente. Ti devo dare la percentuale. No, perché non voglio niente, sono contento se guadagni, però potrei essere accusato di istigazione alla prostituzione. Sì. Un po' come il vecchio Emilio Fede. Stai attento, perché poi domani. Anzi, chiamiamolo un attimo, signore Emilio. Signore Emilio, chiamiamolo un attimo al volo. Volevo capire, sai che potrebbero accusare anche me di istigazione alla prostituzione? Per l'amor di Dio, molto anziano. No, ma sono giusto per abbracciare, per dire, guarda, mi potrebbero accusare anche a me, potrebbero arrivarmi delle accuse che ti hanno condannato. Che sia molto molto anziano. Grazie alla tua trasmissione. Cioè, devo dire molti ascoltatori della Zanzara, molti ascoltatori. Vedi, nonostante ti hanno chiamato per diventare cosa, per farti sottomettere? E per fare le sessioni con me. Ma veramente? Dimmi, un ascoltatore della Zanzara, per esempio, che cosa ti ha chiesto? Ma guarda, normalmente a me chiedono la sottomissione, quindi vogliono essere un po' dominati. Perché l'idea della... Aspetta, Emilio, gli voglio dare un abbraccio. Emilione. Emilio Fede, un grande. Mi lo voglio abbracciare un attimo, sto dicendo, guarda, corro anch'io lo stesso rischio. perché procuro clienti a una mistress. Fantastico. Ma non risponderà, purtroppo, perché è molto anziano. Anche Parenzo lo sa. Lo sento ogni giorno, Parenzo. No, gli rompiamo le scatole. Lo sente ogni a giorno. A quest'ora. Lo sente ogni giorno. Lo so, ma a quest'ora sono le 8:25. Magari sta mangiando. Ma no, sì, sta la minestrina. Vabbè, un'altra volta lo chiameremo, dai. Mi inviti un'altra volta con allora, Emilio Fede di fianco. Scusami un attimo, allora, uno degli ascoltatori della Zanzara che ti ha chiamato, che ha arricchito, diciamo, il tuo portafoglio, che è venuto a te grazie alla tua apparizione qui, cosa ti ha chiesto? Dammi qualche soddisfazione, cioè raccontami esattamente l'ascoltatore medio della Zanzara cosa ha voluto da te. Allora,
ti racconto perché è stato un po' scioccante per me. Sì, io ho sempre detto che le sessioni per me sono state un divertimento, un piacere. Sì. E tutti mi hanno sempre detto che effettivamente è pericoloso, perché tu ti metti davanti a una persona che non conosci. Anche perché, diciamo, no, tu fai delle sessioni spesso soft. Sì, cioè, assolutamente. La gente ti adora i muscoli, sì, bravo, la gente ti guarda e basta, paga per guardarti o per farsi calpestare, che cosa? Ecco, l'eccitazione è proprio questa qua. Loro sono abituati a vedere questa fisicità un po' importante, ma questa specie non sono di fumetto, questa specie di supereroe, questa, quando mi vedono davanti a loro si siedono, 90 su 100 si siedono sul letto, mi guardano e dicono: scusa, ma è successo, di già, alla Madonna. Ah, così. È così. Cioè, così. Sì. Cioè, così. E in 5 minuti io posso prendere un godimento così, subito, senza nemmeno toccarsi, niente. Subito. Una roba pazzesca. È successo anche con gli ascoltatori della Zanzara. Sì, poverino. Ma cioè, ci stai dicendo che gli ascoltatori della Zanzara sono degli 5 minuti potevo uscire dalla stanza. Stai dicendo che sono degli eiaculatori precoci. Sì. Allora, io devo dire una cosa che non è molto positiva verso voi. In Italia devo dire che la resistenza è un po' bassa. È bassa. Beh, in Italia adesso non esageriamo. Perché io ho viaggiato in tutto il mondo. Io e Parenzo ci potremmo offendere, scusami. Sto dicendo che, diciamo che nella tua cerchia di clienti, diciamo, ci sono degli eiaculatori precoci. Ma come si permette? Come si permette? Tanti ragazzi giovani, come tra si permette? 20-30 anni. E l'emozione di vedere una donna un po' diversa dal normale. Pensa se guardassero il tuo clitoride, perché ricapitoliamo, cioè puntata precedente, nella puntata precedente la signora Barbara Garitano ma non mi interessa, ha raccontato una cosa abbastanza incredibile, che è questa, cioè il fatto che gli ormoni, i prodotti che prende, credo che succeda a molte bodybuilder, a tutte. Fisiologico. Hanno fatto ingrossare non solo i muscoli, ma anche il clitoride. Sì. Ora tu mi devi descrivere oggi esattamente, perché purtroppo non lo possiamo far vedere, sennò ci cacciano definitivamente dalla radio italiana. Ma ti credo, però, ma ti credo. Descrivimi la grandezza del tuo clitoride con qualche cosa. Ma aspetta, uno deve fare queste cose alla radio. Fermi tutti. Fatelo a casa vostra. No, fermi tutti e dopo mi darai una descrizione con un oggetto, qualcosa per dirmi quanto è diventato grosso con i prodotti, il clitoride di Barbara Carità. Una cosa incredibile, incredibile. Fermi tutti, fermi tutti. Chuck Norris potrebbe... Allora, abbiamo in studio una persona a cui mi sono un po' affezionato perché rappresenta il tipo esatto di ospite della Zanzara. Esplicita, non mente, racconta quello che fa senza nessun problema, non ha tabù. No. Le ho procurato anche dei clienti e ne sono contento, e per questo verrò accusato da Parenzo e da altri prostituzione. Dalla procura hanno già, no, forse non lo sai, ti informo io, hanno già aperto un fascicolo. Ma quale fascicolo aperto, eccetera? Si chiama Barbara Carità, fa sostanzialmente la bodybuilder, la personal trainer, mental coach. Quanti anni hai? 51. 51 anni. È accompagnata da un altro bodybuilder, perché un bodybuilder come te, diciamo, non potrebbe stare con una persona che non fa bodybuilding. No, difficile, difficilissimo. Mi hai detto nell'intervallo che fai OnlyFans con lui. Ho fatto, sì. Fai hard su OnlyFans. Io sono solo hard. Tu sei solo hard. Ma che cazzo c'hai attaccato alla... Vuoi vedere? C'è Coach Rocco. Ma che cos'è? Che razza è un cane dietro? Ti sei portato? Non è un cane. Che cos'è? È Coach Rocco, vieni. Ma che cosa? No, ferma. Che cosa? No, io non lo voglio vedere accanto a me. Che razza è questo cane? Pieni in mano. Che razza è sto? Ma per carità di Dio, che cos'è? No, che attacca, che sei impazzito. Ma che cos'è questo cane? È un bulldog francese. Ma tienilo giù, un bulldog francese. Amore, guarda, ma dici che è pure buono. Ma questo non è nel suo ambiente naturale. Questo mi si scatena contro. Tiralo giù, ma per carità. Ma una spalla. Ma giù, tienilo bene. Questo non mi ha ancora mangiato. No, vai giù, portalo giù. Questa è impazzita completamente. Mi ha portato un bulldog francese. No, ma non me lo portare vicino questo bulldog francese. Ma per carità di Dio, questo mi guarda in maniera ostile. Stai attento. Così, io sono curioso di queste cose qua. Queste due tette enormi che hai costruite, diciamo la verità, costruite con te, sono così dure come uno vede. Ma tu stai battendo dei tamburi? Sì, bellissimi. Cioè, tu le batti tipo tamburo, anche su OnlyFans. Allora, lo fai, anche su OnlyFans. un reel con Giacomo Urtis. Tuo? Ciao, Giacomo. Giacomo Urtis, che faceva il bongo sulle mie tette. Ma tu ti ha operato Urtis? No, perché queste, purtroppo queste protesi qui in Italia non le metto. E dove sei andato? In Belgio. In Belgio. Quanto è costato tutto la paradamma? Una decina.
una decina di migliaia, 10k diciamo. Sì, anche perché avendo già sotto le protesi, insomma, è stato un lavoro un po' meno difficile. Ecco, che cos'è per te il lavoro su OnlyFans? Non ti scoccia il fatto di essere vista da qualche amica, dai tuoi genitori, dai tuoi parenti, mentre scopi con il tuo fidanzato? Guarda, io l'ho iniziato semplicemente perché avevo bisogno di guadagnare un po' di soldi in più, perché purtroppo nel periodo del Covid, palestre chiuse 2 anni, che cosa fai? E sfrutto la mia fisicità, non faccio mica niente di male, voglio dire, non mi vergogno del mio fisico, anzi, io sono sempre stato orgoglioso della mia fisicità. Hai trovato un oggetto da farmi vedere, per quanto è diventato grosso il tuo clitoride con le cose, com'è? Un mignolo. Ma cadente, cioè che cade, si vede, un pochino si vede. Cadente, cioè questo per i prodotti che si prendono per diventare una bodybuilder, sostanzialmente. Sì. Una cosa pazzesca. Si sviluppa un po' tutto. Passiamo. Ma che c'è? Caterina Collovati collegata, che c'è Caterina? Che stavi ascoltando? Questa mistress bodybuilder e anche dal clitoride ingombrante, come direbbe qualcuno, dal clitoride ingombrante, anche se non è trans, che fa OnlyFans, che fa diciamo, di tutto. A modo qua, suo. Di tutto si dovresti fa, vederla di fronte a te, Caterina. Che giudizio dai da quello che hai sentito? No, io infatti sono qua. Volevo essere lì stasera. Hai sbagliato a chiamarmi solo al telefono, perché stasera proprio potevo chiamare l'ambulanza se fossi stata lì. Ma qual è il problema? Non ho capito. Cioè, non è... Ma qual è? Ma tu alzi sempre più la cicella, ma porti degli elementi. Ma Giuseppe, non ti riconosco più. E per dir così vuol dire che siamo proprio al massimo. È un disastro. Non ho capito. Porti proprio delle persone con problemi. Ma cosa c'è? Fenomeni da baraccone, certo. Ma non ho capito qual è il problema. Ma qual è il problema? Il problema è quello che non hanno più non distinguono più tra la realtà e la finzione. Cioè, ma come è possibile? Sento dire triste, si sono andati in Belgio, si sono fatti le tette, hanno aggiunto tette a tette. Cioè, aggiungete qualcosa al cervello, se fosse possibile, è lì che vi consiglio. Però scusami Caterina, io non capisco che male c'è a procurarsi da vivere come uno vuole senza fare del male a nessuno. Prima ha detto che un ascoltatore prima ha detto che un ascoltatore della Zanzara, un cliente che gli abbiamo procacciato, diversi clienti che gli abbiamo procacciato, praticamente sono andati da lei, e uno di questi è praticamente ha goduto, diciamo così, senza, dopo 2 minuti, senza sedendosi, guardando una tragedia, cioè, ma qual è il problema? Lui ha goduto, lei ha incassato, arrivederci, grazie, no? O facciamo contente le persone. Ma è una cosa squallida, ma di che cosa stiamo parlando? Abbinare proprio il denaro a quello che dovrebbe essere un atto d'amore. Io per me, ospite stasera. Che è sbagliato ospite? Allora, ci sono 4 sessioni che tu devi ricordare, resta lì Caterina, 4 sessioni da ricordare, da incorniciare delle ultime che hai fatto, da mistress. Sì. Per esempio? Allora, quella più pericolosa, ti racconto, che mi ha un po' scioccata, e come dicevo prima, le persone mi hanno sempre detto: stai attenta perché non sai mai con chi hai a che fare, effettivamente. Bene. Allora, io faccio Muscle Worship, questo cliente, d'accordo. Muscle Worship, che cos'è? Praticamente si chiama adorazione muscolare. Il posing, ti metti così, ti metti adesso, ti metti in posa, quello ti contraggo i muscoli, ti toccano. E già, questa è una forma di eccitazione. Quanto costa, per esempio, toccarti un bicipite? Quanto costa? Io sono cara. Giuseppe Cruciani ti chiama. Non ho un tariffario. Diciamo che i clienti mi fanno delle donazioni, dei regali. Ovviamente, 50 euro leggere un libro. Quanto costa leggere un libro? Leggerò il libro magari un'altra volta. Non sono lì per leggere. L'ultimo libro che non lo so. Guarda, io ormai non ci vedo neanche più. Dunque, non leggi un cazzo. Manco i giornali. La televisione la vedi? Zero. Neanche la televisione, io non vedo praticamente più niente. Ma non vedi la televisione, no. Leggi già, non te ne frega un cazzo. Ma ragazzi, ma si avrà il diritto di fare quello che uno vuole nella vita oppure anche no? Anche perché la televisione cosa la guardo a fare? Cioè, c'è anche la signora Collovati in televisione, per esempio, fa una trasmissione che si chiama Quarto Grado. Lei la conosce Quarto Grado? Assolutamente. Chi la conduce Quarto Grado? Non lo so. Non la guarda, ma nemmeno Quarto Grado. L'ho mentito clamorosamente. No, se io voglio venire da lei e fare tamburo sulle sue teste, quanto costa? È una tragedia. Ma perché uno deve far tamburo? Poi? Tamburo? 200? Sì, almeno. Almeno 200? Almeno. Com'è che si fa? No, ma scusatevi, permettetemi una cosa, sarò strano io. Io adesso, appena chiude la trasmissione, vado a mangiare con i miei figli e poi mi guardo un film. Non faccio nessun tamburo.
Cioè, allora, o sono strano io che non faccio il tamburo sulle tette della signora, di cui francamente non me ne frega gente nulla. Che paga per questo, c'è gente spostata. Io la faccio divertire Colovatti. Le persone, adesso andiamo, faccio a del cena. Bene alla gente, non è che faccio basta, del male. Non facciamo tamburi. E poi non è il mio lavoro quello, questa è una cosa in più che io faccio per... Beh, per un piacere mio, è diventato anche importante. Ok, quindi, beh, insomma, questo signore a un certo punto, a metà della sessione, quando io posavo, mi dice: aspetta un secondo, va bene. Apre la cassetta di sicurezza e tira fuori una pistola. Ma eri a casa sua? No, in hotel. In hotel. Oh, la miseria, ha detto: con cosa stai facendo? No, vorrei che ti masturbassi con questa pistola. Tu l'hai fatto? Ma guarda che scarica. Tu l'hai fatto? E mi sono spaventata perché ho detto: questo è pazzo, mi tira. Me ne sei andata? No, ho detto: guarda, metti immediatamente via questa pistola perché non è il caso. E lui ha obbedito, ma per dire, a volte si trova una persona un po' particolare. Poi? Un'altra divertente è questa di questo ragazzo. Che in pratica mi dice: sì, allora dovresti fare una cosa dopo il posing, eccetera. Cioè, io vorrei che tu facessi una cosa, ti prego. Devi metterti, però, quando ma mi aveva scusi, contattato. Uno con la pistola, ha detto? Sì. Uno con la pistola. Sì, non sarà uno dei Fratelli d'Italia, magari. Magari uno di Fratelli no, d'Italia, era in America. Era. E questo prima allora della sessione Trump. Mi dice: portati Trump. Delle scarpe a punta. Va bene, ognuno poi ti chiede l'outfit che vuole. Va bene, porto le scarpe a punta. A un certo punto, questo mi dice: ascolta, adesso metto sulla musica e tu mi devi tirare dei calci nei genitali. Vabbè l'hai fatto. Lui mette la musica e tira un calcio e dice: no, ma di più no, e tira un altro calcio. E io non andavo a ritmo e non avevo capito che io dovessi tirare di calci a ritmo della musica. Di musica e l'hai fatto poi. E poi l'ho fatto, ovviamente. Incredibile. Ma io leggo qui da questa scheda che addirittura qualcuno ti ha chiesto di rompergli una costola col tuo fisico. Sì, questo a Londra. Ma quanto ti hanno dato e quanto ti volevano allora dare? Mi dava $1,000 per ogni costola che gli rompevo. Ci sono persone che vogliono essere portati allo svenimento. Non sveliamo se l'ha fatto o non l'ha fatto. Caterina, hai sentito? No. Ho sentito, però qui siamo proprio ai limiti proprio anche della criminalità, cioè dell'istigazione proprio al diventare criminali. Uno che ti dice rompimi una costola, quell'altro che usa la pistola. Tu hai chiesto alla signora se conosce quarto grado, deve stare attenta che oggi o domani, continuando con questo mestiere, si trova come protagonista di un fatto di quarto grado. Perché non dimentichiamo che appunto tanti folli ci sono. Ho capito, mi stai accusando di istigare alla prostituzione, alla delinquenza. Sto mettendo in guardia la signora racconta di questo mestiere così bello, così remunerativo, così piacevole, che però dico può portarla oggi o domani anche a venire. Sì, ma tu come lo consideri? Io non ho capito, come lo consideri questo mestiere? Ci sono come cose che uno fa e cose che uno non fa. Cioè, io non è che ho rotto le costole a questo signore, anche perché se gliene avessi incrinata una, fosse andato all'ospedale, io sarei stata responsabile, no? Ma lei non ha paura, no? Di trovarsi faccia a faccia con un delinquente, ma dico io, ma si trovi un altro lavoro. Ma ce l'ho l'altro lavoro, signora, ce l'ho di tutto rispetto magari il lavoro. Magari porti a casa qualche pezzo da 100 in meno, ma sia più serena, per favore. Ma io sono serenissima. Ma io non ho capito una cosa, perché secondo te fare la prostituta non è dignitoso? Non ho capito. Ma io non faccio allora la prostituta. Lo diciamo da anni, Giuseppe, tu non capisci allora, nemmeno tu ormai furia di frequentare questi elementi hai perso anche cognizione proprio di causa qua. No, diciamo che voglio dire, vendere il corpo vuol dire proprio diventare un oggetto nelle mani di qualsiasi depravato tu ti trovi davanti. Ma quali depravato? È lei che le persone. Un attimo, io non ho mai venduto il mio corpo. Io non ho mai venduto il mio corpo, Io faccio muscle worship, faccio la prostituta. Che poi queste persone abbiano delle fantasie che io non assecondo, perché non sono né una criminale, né una cretina, né una pazza, perché io un lavoro di tutto rispetto. I piedi te li chiedono, i piedi? Sì, tantissimo. E che ti chiedono di fare quei piedi? I piedi vogliono la cosa più bella, che vogliono che tu vai alla sessione con i piedi puzzolenti. Non ti lavi per una settimana e dici no, non si può. Ma tu ci vai? Ma neanche per mezza giornata non posso lavarmi, ma siamo fuori di testa. Non a secondo i tuoi clienti, non soddisfi i tuoi clienti. Sto dicendo, non è che si bisogna secondare tutti su tutto. Barbara Carità, grazie. Italiani!